sono partiti dello stesso tipo. Quindi, detto questo, il primo motivo politico che non mi può spingere ad accogliere una targa a Mario Assirelli quale esponente del Partito Comunista, riveste anche una caratura negativa sul profilo amministrativo, quindi come sindaco di Empoli. Vorrei rilevare che tutti i risultati... Mozione d'ordine, Presidente. Non riesco a parlare in maniera chiara e cristallina. Vorrei sottolineare come il ventennio di Assirelli, quindi dal 1960 al 1980, non è che fu un ventennio incontrastato da parte delle opposizioni di questa città. Fu un ventennio nel quale la Democrazia Cristiana dentro questa sede e altri movimenti fuori questa sede istituzionale hanno lottato ferocemente contro l'allora sindaco Mario Assirelli in quanto sindaco del Partito Comunista perché non ne condividevano le scelte. Il mio partito, poiché è formato da movimenti che si richiamano in parte ad una storia, la Democrazia Cristiana, il Movimento Sociale Italiano, che hanno vissuto quei momenti in cui viveva Assirelli e hanno contestato nel pratico, giorno giorno, l'azione amministrativa di Mario Assirelli, non posso oggi esprimere un giudizio sanatorio nei confronti di chi oggi sono a rappresentare e hanno espresso un giudizio negativo allora. Concludo invece con un'altra considerazione. Quindi la mia contestazione non è sulla persona, lo voglio ribadire, sulla figura persona di Mario Assirelli, ma quanto sulla figura di politico e di amministratore. E poi vorrei sottolineare un altro dettaglio. Se Mario Assirelli sale agli onori di questa città, sicuramente per il buon operato tanto decantato dalla maggioranza e dagli altri gruppi di opposizione, e questo non voglio metterlo in discussione fino a un certo punto, naturalmente si crea un precedente che, portato agli estremi, potrebbe assolutamente condurre la maggioranza nei prossimi decenni sicuramente alla individuazione di motivi più o meno validi, più o meno apparenti, sulla giusta attività amministrativa di tutti i sindaci che si sono succeduti nel tempo nel governare questa città. Ora, non vorrei arrivare al paradosso e alla battuta che bisognerebbe già trovare una targa per il sindaco Brenda Barnini, quindi una targa per il futuro, naturalmente, tra 200 anni, tra 50 anni. Tra 60, 80, 100. Sì. Come ho detto, altro non era che una battuta calata nella realtà. Che non era altro che una battuta calata nella realtà. Tuttavia, se ritorno serio, se il modus procedendi è quello che la maggioranza, le future maggioranze offriranno sempre un motivo valido di un'amministrazione precedente, tutti i sindaci che si sono succeduti avranno il prestigio di essere elevati agli onori di una via o di una piazza. Mettiamola sotto questo punto di vista. Quindi, la mia astensione è indice di rispetto della figura e della persona di Assirelli. Il mio voto di astensione è volto anche a omaggiare lo spirito di servizio di Assirelli verso questa città. Ed è per questi due aspetti, quindi la vita personale di Assirelli e il suo spirito di servizio, che non voto contro. Però tendo nuovamente a ribadire la intitolazione di una targa che non celebri solamente la sua figura personale, ma anche la sua veste di politico e di amministratore della città, non può che, sotto naturalmente ritenda a ribadire un'insegna che non era assolutamente delle più democratiche, non può assolutamente portarmi a votare favorevole e quindi omologarmi al voto espresso, che verrà espresso da tutti gli altri gruppi. Grazie. Grazie Poggianti. Altri interventi? Non ne ho. C'era. Prima Samuela. Oh, sì, no, prima tu. Sì. Sì, volevo solo ribadire ovviamente la nostra posizione ovviamente favorevole e ribadire il fatto che l'intitolazione non deriva dal fatto che è stato sindaco di Empoli, insomma, non è solo questo il punto, ma è un riconoscimento al di là di ciò che ha sofferto personalmente, diciamo, per il suo impegno
antifascista sulla propria pelle, insomma, in quanto individuo, un riconoscimento a quanto ha fatto come sindaco. In particolare penso alla decisione di garantire un istituto scolastico in ogni frazione del comune. Sono scelte politiche di questo genere, scelte che lo qualificano come comunista, appunto, e come difensore dei diritti dei più deboli, che credo hanno portato l'amministrazione comunale a una decisione di questo tipo, non semplicemente il fatto che è stato sindaco. Peraltro, come già ricordava Brenda, ci sono alcune scelte fatte ad esempio in campo edilizio che forse oggi noi non condivideremmo più, quindi non è un'esaltazione, una beatificazione, insomma, di questa figura, ma è un riconoscimento ai meriti indubbi e ai vantaggi che ha portato a questa città. Grazie Marconcini. Morelli, prego. Grazie Morelli. Sindaco, prego. No, io vorrei cercare di convincere il consigliere Poggianti a votare a favore. Sinceramente. Perché lunga vita al sindaco. Lunga no. Vita al sindaco. Io, guardate, penso davvero che, come dire, la storia si sia parecchio modificata negli ultimi anni e che coloro che appartengono alla contemporaneità o alla modernità non hanno meriti civili e morali sufficienti per poter accedere a certe cose. Quindi al di là di quello che poi uno realizza o meno. Ecco, quindi facendo una sorta di valutazione che travalica quello che all'epoca, come richiamava giustamente Poggianti, era anche lo scontro e il conflitto politico, credo che la cosa di cui proviamo a ragionare stasera sia molto più semplice, cioè fare in modo che all'interno della nostra città alcune figure che hanno rappresentato punti di riferimento per tutta la comunità, prima ancora di diventare primi cittadini, siano in qualche modo accomunati, oltre che alla memoria umana, anche alla memoria di pietra di cui è fatta una città, quindi di segni tangibili. Ecco, dico questo perché se il timore recondito nel non poter condividere fino in fondo la mozione è quello di posizionarsi in una scia di giustificazionismo politico, vorrei che questo timore non ci fosse, ecco, perché credo si stia parlando di un altro profilo, di un altro tempo, di un altro mondo, e che a distanza di così tanti anni forse possiamo anche con molta serenità e larga condivisione riconoscere come un punto di riferimento della comunità, ecco, al pari di altre figure. Bene, grazie sindaco. Altri interventi? Borgherini. Grazie Presidente. Perché uno come me, con la storia che ha, per l'amor del cielo, modestissima, vota una mozione del genere? Ora, di là che Poggianti nel suo primo intervento in Consiglio Comunale si è definito
il primo esponente giovane di centrodestra che siede in consiglio comunale a Empoli. Diciamo che in quell'occasione mi sarebbe piaciuto ricordare, non sottoscritto, che è vecchio, politicamente è vecchio, non c'è dubbio, ma Antonio Gori, altre persone che insomma quantomeno hanno sempre rappresentato fieramente con contenuto e con visione della realtà, di un'interpretazione della realtà, il modo con cui si sta all'interno delle istituzioni. Perché io la voto? Perché si parla del sindaco, di un sindaco, di una rappresentazione istituzionale. E se noi tutte le volte in Consiglio Comunale prendiamo la parola per difendere l'istituzione del Consiglio Comunale, per la dignità politica e l'agibilità politica che spesso si richiama in tanti interventi e in tante giuste rivendicazioni, l'agibilità politica sta anche nel riconoscere il mandato amministrativo con cui una persona serve la sua comunità. Da persona impegnata in un partito, che è stata impegnata in un partito per 15 anni, l'unica cosa che ho capito e che ho capito fino in fondo è che il primo passo per la per fare veramente del bene ad una comunità è riconoscere nell'altro la stessa volontà di fare del bene alla propria comunità. Un sindaco che rappresenta l'istituzione può fare tantissimi errori, come fa il sindaco Brenda Barnini per quanto mi riguarda, ma non penso che un sindaco, a meno di evidenti errori, lo faccia con l'intento di far male alla città istituzionalmente. Puoi pensare che la visione all'epoca, su quella visione di quel mondo lì, che è un mondo che non esiste più, che fa comodo a tanti pensare che esista ancora, ma purtroppo il mondo attuale non è neppure parente di quel mondo, nel buono e nel cattivo. Quindi bisogna, per amministrare una città, bisogna leggere quella che è la realtà odierna, non rifarsi a degli schemi che ormai sono passati. E su questo penso fondamentalmente che quando si parla di un sindaco, si parla di un sindaco, non si parla di un partito, non si parla di altro. Come sarebbe giusto, su questo mi trovi pienamente d'accordo, individuare delle persone che anche all'opposizione in quegli anni hanno rappresentato lo spirito civico di cui questa città aveva, ha e avrà bisogno. Non penso che sia sbagliato riconoscere a un sindaco la dignità di essere ricordato, soprattutto perché la stragrande maggioranza dei cittadini di questa città vogliono ricordarlo. Il problema è che uno non si può non può governare una città imponendo una visione. La governi avendo un progetto politico che è condiviso però con la città. E quindi, come in provincia si dedica si è dedicato, che io sono vecchio quindi sono legato a ricordi tipo anziani, però a Palazzo Medici Riccardi, se uno va alla sala delle commissioni, ai tempi in cui il vetusto ragazzotto era in provincia a servire un partito, servire nell'accezione nobile, che era di centrodestra, quindi all'epoca ero un giovanotto di centrodestra che comunque faceva politica, poi è entrato in consiglio comunale, però non voglio ricordare questi passaggi. C'è una sala in memoria di Grazzini. Grazzini era ciò di più lontano che ci fosse dal comunismo, la persona che però di cui tutti hanno apprezzato l'elevatura morale e il contenuto politico di quello che diceva, pur avendo delle posizioni lontane anni luce l'uno con l'altro. E allora, quando si parla di istituzione, quando si parla di consiglio comunale, quando si parla di agibilità politica, si parla di riconoscimento dei ruoli che i cittadini ci hanno dato. Il sindaco non è un uomo di parte,
ma è un uomo, una donna delle istituzioni. Alle istituzioni si deve rispetto sempre, e il rispetto porta anche la possibilità e la scelta di dare una testimonianza, un ricordo. Io su questo sinceramente non ci vedo niente di male, perché sono orgoglioso, come diceva giustamente Damasco, che ci sia un ponte dedicato a un uomo dello Stato come Alcide De Gasperi, che all'epoca da queste parti non era apprezzatissimo, se non da una minoranza comunque importante, ma che comunque era numericamente una minoranza, orgogliosamente una minoranza che aveva contenuti, storia, voglia di governare il territorio, che aveva la possibilità di governarlo forse anche meglio di quella amministrazione. Nessuno, almeno io, non lo metto in dubbio, ma non si può per questo non vedere la differenza. Secondo me, ti invito a farlo, perché credo che la storia anche delle radici a cui ti rifai non debba anche tener conto della questione istituzionale. Qui si sta parlando di un sindaco, non si sta parlando di un uomo di parte che diventa sindaco, che è una cosa differente. Meno mi ritrovo nell'intervento di Samuela su alcuni passaggi, diciamo. Però ecco, sono convinto che poi alla fine anche il modo con cui è stato ricordato, alcuni passaggi che comunque sono stati fatti di sottolineatura dell'aspetto istituzionale, ti possa far valutare che comunque si sta parlando di un sindaco e non si sta parlando di uomo di partito, delle cui idee mi sento ancora oggi, nonostante le scelte ardite politiche che ho fatto, però sono convinto che sia fondamentale suddividere l'esperienza istituzionale, che ha dei contenuti, che deve avere un percorso, che deve avere delle riflessioni che necessariamente devono rappresentare valori che sono all'esterno, ma all'interno delle istituzioni si deve costruire un percorso politico che sia utile alla città, e per farlo a volte bisogna vedere il buono che c'è nelle cose e comunque difendere sempre l'istituzione. L'istituzione ovviamente dove vengono garantite, dove vengono riconosciute dei ruoli, dei percorsi istituzionali, dove hanno dignità le idee di tutti. Grazie Murgherini. Interventi? Altri? Puggianti ha già fatto l'intervento, fa la dichiarazione di voto ormai dopo. Ci sono interventi? No. Chiudiamo e passiamo alle dichiarazioni di voto. Apprezzo lo spirito innanzitutto collaborativo, anche a fronte della battutaccia involontaria del sindaco Barnini, non era assolutamente voluta e né sperata, e anche l'intervento e né sperata. Ho voluto sottolineare questo passaggio, e anche e soprattutto dell'intervento di Borgherini, che comunque è venuto da una persona che, come lui stesso ha ricordato, ha una storia politica molto più vicina alla mia, anzi una storia politica di tutto rispetto, con molti più anni alle spalle, seppur la giovane età e non l'anzianità, e che tuttavia mi porta ugualmente sul mio voto di astensione, proprio perché, come diceva, il sindaco è figura istituzionale. E proprio perché rispetto alla figura di Assirelli come uomo delle istituzioni, primo cittadino al servizio di questa città, cittadino che ha profuso tutte le sue energie, tutto il suo tempo per questa città, non mi oppongo assolutamente alla intitolazione di una targa in suo nome. Tuttavia, questa scissione che si vuol fare, non condivisa per esempio dalla consigliera Marconcini, che ti accorgevi bene delle sue, diciamo, sottili affermazioni circa l'unità della figura politica di Assirelli, quale uomo di partito e quale uomo delle istituzioni, non può portarmi ad una unità con tutto il gruppo di maggioranza e di opposizione. Voglio riallacciarmi soltanto in via incidentale all'interrogazione, alla seconda interrogazione discussa in questo Consiglio con il sindaco Barnini, proprio in relazione ad un altro fatto, ma
riguardava la fascia tricolore alla manifestazione di Firenze a favore della Cirinnà. E lì sostenni proprio platealmente, secondo me, il superamento della cosiddetta famosa linea di demarcazione fra figura di partito e figura istituzionale del sindaco. Quindi gli atti mi danno conferma di quanto da me sostenuto. Pertanto la figura istituzionale del sindaco Barnini coincide, senza ombra di dubbio, con la figura politica, e lo stesso sindaco mi precisò che, a suo giudizio, non esiste scissione della figura istituzionale e della figura politica. Questa fu la risposta, in sintesi. Pertanto, il sindaco Assirelli, seppur sindaco di questa città, primo cittadino a cui va tutto il mio rispetto, di fatto era ed è stato eletto da una certa parte politica, da una certa visione di pensiero. E seppur sono felice anch'io, come Damasco Morelli, di ritrovarmi in una città che abbia tutte le visioni, alcune no, comunque tutte le visioni di pensiero manifeste nei luoghi pubblici, tuttavia esprimere un giudizio favorevole anche a fronte di 30 anni da tale mozione, da tale mandato, non può comunque essere sanata da una divergenza politica notevole. La mia posizione, tendo nuovamente a ribadire, che non è assolutamente frutto di una mia scelta singola, ma è stata una scelta condivisa anche con chi mi ha preceduto su questo scranno fino a un mese fa, e anche con altri componenti naturalmente della lista, proprio perché, come voglio nuovamente riaffermare, la figura di Assirelli è una figura stimabilissima in quanto persona. Tuttavia non può la mia lista giungere ad un giudizio positivo anche sulla sua figura istituzionale e politica ad oggi, proprio perché comunque su posizioni allora ed oggi totalmente differenti. È vero, come diceva il consigliere Borghenini, tutte le questioni vanno lette con gli occhi di oggi. L'ho detto anch'io in premessa nel mio primo intervento, il muro di Berlino è cascato nel 1989. Però è anche vero che comunque bisogna considerare, tenere come forte indicazione quanto è stata la figura di Assirelli, nel bene o nel male. Ma proprio perché riconosco lo spirito di servizio di Assirelli, proprio perché riconosco la sua funzione istituzionale, che mi astengo. Ed è per questo che non mi appongo assolutamente ad una intitolazione di una targa. Però giungere fino ad una condivisione totale e quindi ad un'approvazione, secondo la mia lista, non è possibile. Se altri, in altre legislature di centrodestra, hanno operato in questa sede o in provincia altre scelte, naturalmente sono state scelte diverse a quello che oggi il mio gruppo mi consegna e quello che io mi faccio interprete e latore in questo consiglio. Poggianti, altre dichiarazioni? Mazzantini. Sì, ora chiesto la parola più che per esprimere in che modo voteremo, perché mi sembra evidente, però per dar seguito a una manifestazione di pensiero di consigliere Borgherini che francamente mi sento di condividere e in qualche modo sinteticamente di sviluppare. Io quello che davvero, quello che dispiace politicamente rispetto alla posizione del capogruppo Poggianti è che a mio avviso ci sono due profili che, diciamo così, forse non a mio parere, non vengono ponderati debitamente. Da un lato il fatto, e lo diceva anche il consigliere Borgherini, come vi sia una distinzione tra oggi e quindi gli occhi con cui guardiamo alla politica oggi e quindi a coloro che sono i protagonisti della politica di questi giorni, di questa stagione, e coloro che hanno caratterizzato una stagione politica che oggi andrebbe guardata non solo con gli occhi di chi del filtro politico, ma di un filtro che ormai deve essere storico-politico, cioè che consente anche un distacco certamente impossibile per coloro
che a quel tempo vivevano direttamente l'agone politico della nostra città, del nostro territorio e del nostro paese. E questo indipendentemente dal fatto che allora ci fosse un mondo, ci fosse un muro e che oggi non c'è, quel muro e quel mondo non c'è più. E però mi sento anche da aggiungere, mi dicevo, un altro elemento. Prima il consigliere Poggianti faceva riferimento a una serie di forze politiche che c'erano, che si fronteggiavano, e ha citato anche il movimento sociale. Fuori da ogni volontà di polemica o di retorica, però questo paese ha una storia e la sua storia, quella, diciamo così, moderna, cioè nasce con la liberazione di questo paese e con le forze di liberazione, con la Costituzione del 48 e con la battaglia politica democratica che alcune forze hanno permesso a questo paese e che in qualche modo condividevano pur avendo una visione diversa del mondo. Altre invece si rifacevano a quella stagione che fortunatamente le forze di liberazione ci avevano permesso di superare. Quindi, cioè, francamente non capisco come non si possa dare per scontato come per questi motivi condividere oggi l'intestazione di un luogo, la posizione di una targa ad una figura politica ed amministrativa che in qualche modo identifica una stagione, un periodo che ha fatto il bene di questa città e così come tante altre hanno fatto, mi sembra quasi scontato, ecco, e avrei pensato che fosse scontato che questo consiglio lo condividesse con dei brevi interventi o con degli interventi meno brevi, ma che dessero, che certificassero come questa condivisione era patrimonio di tutte le forze politiche che oggi compongono il Consiglio Comunale di Empoli. Grazie. Grazie Mazzantini. Altri? Cinotti. Allora, noi siamo a favore, ovviamente, perché, ora io mi fermo un attimo riprendendo discorsi fatti da altri, perché secondo me non ce ne sarebbe neanche un motivo di spiegare perché, però a quanto pare invece bisogna insistere. E al di là del, cioè, io personalmente sono una persona che crede fino a un certo punto alla divisione dei poteri, cioè nel senso Brenda non ha modo di scegliere se svegliarsi Brenda Barnini o sindaco Brenda Barnini. Brenda Barnini si sveglia e sia sindaco e Brenda Barnini, così come se uno è religioso oppure no, così come se uno, cioè, ci sono tante cose, musicista, vegano, miliardi di cose, uno si sveglia e semplicemente si comporta, questo è. E quindi scindere per tutte le volte quello che uno fa in una certa posizione piuttosto che un'altra, secondo me è anche un po' un parlare per voler parlare alla fine. Detto questo, la persona a cui andiamo, spero, a intitolare questa onorificenza, questa targa, cioè non è tanto il colore politico della sua appartenenza, è che era lì e che è stato all'altezza di stare lì, in quel momento lì. È questo quello che gli dà il merito di questa onorificenza. Grazie. Cillotti. Ah, scusa. Allora guarda, c'era prima Borgherini, non te l'avevo visto. Ah, vai, figurati. Ascolta un Cillotti. No, solo per riprendendo quello che ho detto prima, penso che detto quello che ho detto, mi fa piacere che Mazzantini condivida in parte quello che ho detto. Non vedrei quindi lontano dalla giustizia delle cose che si lavori a una mozione andando a riprendere magari un nome o più nomi che possano rappresentare quello stesso impegno civico di cui parlavo prima da banchi comunque delle minoranze e fare la stessa cosa, cioè quindi venga dato un riconoscimento civico anche a un esponente che ha rappresentato per larga parte chi non la pensava come il Partito Comunista all'epoca. Non la vedrei una contraddizione rispetto a quello che ho detto e penso, credo nello spirito di condivisione che
non sarebbe una cosa non condivisibile anche da parte della maggioranza, perché se si parla di figura istituzionale, è figura istituzionale il sindaco, è figura istituzionale anche chi siede nei banchi dell'opposizione e rappresenta un impegno civico per la città, che magari sia il più condiviso anche da quella larga parte di persone che comunque non si sono sempre riconosciuti nella visione del Partito Comunista piuttosto che di altre realtà. Non condivido un giudizio forse non nel merito storico, perché poi il movimento sociale nasce da una storia travagliata, nasce da un percorso estremamente difficile, però è un movimento, bene ricordarlo, che con molta difficoltà ha scelto di stare all'interno delle regole della Costituzione, quindi tendenzialmente come dovrebbe essere caduto il muro di Berlino per Poggianti, bisognerebbe anche riconoscere, bisognerebbe anche cominciare a dare dei giudizi diversi, perché se io chiedo, e premesso che io mi sono impegnato in Alleanza Nazionale quando era Alleanza Nazionale, non quando era Movimento Sociale, quindi quando già aveva fatto Fiuggi e quando già rappresentava un'evoluzione. Però se io chiedo a un italiano, scevro da ogni strumentalizzazione politica, se Giorgio Almirante è stato un uomo che ha servito in qualche modo il suo paese, con mille contraddizioni e con mille differenze che ognuno può trovare, l'impegno istituzionale di Giorgio Almirante in pochi, diciamo, non lo condivideranno, perché comunque avrà fatto delle scelte che comunque hanno caratterizzato un percorso coerente per quella che era la sua visione, però rappresentano comunque delle scelte fatte per il bene collettivo nell'intento, quindi riprendono esattamente quello che dicevo io prima, cioè è arrivato il tempo per avere una visione dell'impegno istituzionale, è arrivato il tempo per dare un giudizio sugli uomini politici. Sono due giudizi diversi storicamente. Non sono d'accordo con quello che diceva Cinotti nel suo intervento, viva Dio, si hanno punti di vista differenti. È possibile dare una valutazione al percorso istituzionale che è diverso dalla visione dell'uomo come rappresentante all'interno di un partito, perché il militante all'interno del termine obsoleto, termine da vecchio della politica, me ne rendo conto, ma il militante ha una visione del suo sindaco, del suo uomo nelle istituzioni che è differente dal cittadino che non ha l'impegno politico ma che vede l'uomo delle istituzioni. È possibile il giudizio istituzionale? È possibile il giudizio politico? Noi questa sera siamo stati chiamati a dare un giudizio nei confronti del sindaco, dell'uomo delle istituzioni, e non credo che sia giusto negargli il ricordo che comunque penso sia condiviso da una fetta importante della città. Il dialogo, le istituzioni devono dialogare con la città, non devono imporre una visione alla città, devono rappresentare quelli che sono i percorsi di ricordo, di memoria, deve rappresentarli tutti, non deve avere una caratterizzazione politica, deve riuscire a vedere l'essenza di quell'impegno civile, di quell'impegno civico. Quindi non vedrei di cattivo occhio che magari si lavori a una mozione per intitolare una strada, una via di questa città a chi ha dato il suo impegno fra le fila delle opposizioni, della Democrazia Cristiana o di qualche altra realtà che nel tempo si è impegnata per il bene collettivo. Questo, fino in fondo, rappresenta il pensiero che ho espresso nel mio intervento. Grazie. Burgherini, Acillotti. Prego. No, riprendo parola solamente qualche secondo per dare un contributo a questa riflessione sul ricordo che io condivido doveroso rispetto a quello che diceva il consigliere Borgherini, rispetto anche a chi dall'opposizione ha contribuito al governo e all'amministrazione della città. Ci tengo a precisare e a ricordare il fatto che proprio nel centro storico della nostra città c'è oggi presente un piccolo elemento a ricordo di un consigliere comunale
un autorevole esponente della Democrazia Cristiana, che se non erro fu anche capogruppo della Democrazia Cristiana in questo consiglio comunale, che è Prosperi, e un po' di anni fa fu collocata, se non sbaglio fine anni 90, una targa in suo ricordo, e che è oggi presente qua vicino, se non sbaglio dove viveva, che è il ricordo della sua figura. Ancillotti, grazie per mantellarsi. Grazie Presidente. No, ovviamente come dichiarazione di voto anche questo Empoli voterà assolutamente favorevole, e per chiosare questa affermazione una riflessione personalissima, veramente anche banale se si vuole, ma io non ho una storia politica radicata come può essere quella di Alessandro, o anche l'esperienza maturata sin dall'età giovanissima di Andrea Poggianti. Non ho una storia politica forte, ma sono un grande appassionato di storia, e quindi in quanto tale, quando si va a tracciare bilanci e riflessioni su quello che è stato un percorso politico, un percorso di vita, un percorso di scelte di un periodo amministrativo molto lungo, perché si parla di 20 anni, dal 60 all'80, quindi 20 anni che non solo per Empoli ma per la nostra, per il nostro paese Italia, hanno significato davvero tanto. Noi dobbiamo trovarci, proprio perché si tratta di questo periodo, della piena prima Repubblica, secondo me a noi spetta, abbiamo il dovere morale, civile, di valutare questo percorso politico con la luce del tempo che è passato, perché il tempo che è passato, pur a volte essendo anche faticoso da gestire, ma porta sempre consiglio. È vero che Assirelli fu un amministratore comunista, perché a Empoli ha governato sempre la sinistra, che a quel tempo si identificava unicamente nel Partito Comunista. Allo stesso modo le forze di opposizione prevalentemente erano la Democrazia Cristiana, ma su Empoli, perché se si guarda l'Italia, quale fu il grande vantaggio, storicamente parlando, questa è un'opinione, il grande vantaggio e allo stesso tempo il grande svantaggio dell'Assemblea Costituente e del garantire la pluralità della politica dopo il periodo della follia fascista? Fu cercare di garantire rappresentanze per tutti i gruppi politici, e questa la sfaccettatura, questa è storia banalissima, la sfaccettatura del nostro Parlamento, il Partito Liberale, il Partito Repubblicano, il Partito della Bistecca, il Partito dell'Uomo Qualunque, che c'erano anche questi, leggendari, oltre la Democrazia Cristiana, eccetera. E questi gruppi parteciparono, nelle loro forme più definite, alla stesura di quella carta a noi oggi ancora molto cara, che è la nostra Costituzione italiana. Tutti parteciparono tranne quei movimenti e quelle fazioni politiche che erano state legate al fascismo, per il semplice fatto che la storia, convengo pienamente con quanto esprimeva Jacopo poco fa, la storia dell'Italia recente si basa sulla liberazione dall'oppressione fascista. Poi la valutazione di questo passaggio storico non è il luogo e la sede assolutamente per farla, però di fatto poi la storia e la cronaca del nostro paese si è basata su questo. Io non vedo niente di negativo, pur io avendo ideali totalmente lontani dal comunismo, io non vedo nulla di negativo nel riconoscere l'operato di un grande sindaco comunista. Anche perché cosa significava fare politica al tempo dell'Assirelli? Significava partecipare fondamentalmente a due mondi, o il mondo democristiano o il mondo comunista. Siccome io voglio credere che la politica sia, sono ancora illuso che la politica sia una cosa personale, quindi uno partecipa del mondo del quale sente più propri valori, uno in Toscana sceglieva prevalentemente di dedicarsi al Partito Comunista. E il Partito Comunista, come tutti gli altri partiti,
aveva una scuola di partito, una scuola che insegnava la storia, insegnava l'economia, insegnava l'amministrazione della cosa pubblica, forte di quei valori e di quei principi che erano il proprio credo politico. Ecco, alla luce di oggi, individuare queste caratteristiche come un difetto, come una mancanza, a mio avviso è un giudizio storico avulso da ogni senso. Oggi è tutto spezzettato, con la caduta evidente dei Tangentopoli, della Prima Repubblica, è cambiato tutto. È cambiato tutto, non abbiamo più queste certezze, non abbiamo più queste scuole di partito, anche perché non ce n'è più bisogno, perché bene o male alla licenza superiore ci si arriva tutti, perché in terza elementare non si va a lavorare in vetreria, fortunatamente. Quindi per questo motivo noi siamo oggi più liberi, però per ora i frutti di questa politica più libera, meno vincolata ai partiti, ancora a mio avviso non sono tutti così positivi. Concludo rapportando la figura che è stata Sirelli in quanto politico comunista, la possiamo paragonare a tante figure di politici italiani importanti che pur hanno goduto del rispetto di tutti, e penso in primis a una figura grandissima come il repubblicano Giovanni Spadolini, che rappresentava un briciolino di scranni, un manipolo minuscolo di scranni nel Parlamento italiano, è tutt'oggi, credo, da tutti ritenuta uno dei profili più alti e più benemeriti della nostra storia democratica. Per questo motivo noi siamo molto favorevoli e orgogliosi di appoggiare questa mozione. Grazie, non ci sono altre dichiarazioni, chiudiamo le dichiarazioni, passiamo alla votazione, i votanti, sono 24, io ho portato, sì, dovrebbe essere 24, dovrebbe essere 24, torna? 24 turni. Allora, mozione presentata dai gruppi consigliari Partito Democratico, Questo Tempo, il Fabbia Comune, Linea Civica, Ora Si Cambia, relativa all'intestazione di un luogo pubblico al sindaco Sirelli. Favorevoli? Tutti meno. Bene, grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Centrodestra per Empoli. Bene, grazie. Allora, punto numero 8, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Il Centrodestra per Empoli. Relativa alla bonifica dell'area fabbrica ex Montevivo Fonzano. Sì. Funziona? Sì, funziona. Sì, vai. Allora, mi atterrò prevalentemente anche al testo dell'interrogazione, così da agevolare anche l'assessore sui cinque quesiti di questa interrogazione, che ritengo essere importante non solo per i residenti di Fonzano ma per tutta la cittadinanza. Ricordo a tutti, come scritto tra le premesse dell'interrogazione, che in data 16 marzo scorso i tecnici dell'ARPAT del circondario empolese sono intervenuti presso la fabbrica dismessa Montevivo di Empoli in via Pratignone, a seguito della segnalazione di un cittadino della colorazione arancio brunastra dell'acqua del canale nel parco di Fonzano, e nel fosso dove confluiva quest'acqua di colore arancione bruno è risultato poi essere un mutamento legato a tutti gli scarichi e alle sostanze inquinanti legate al Montevivo e trasportate lì dal deflusso delle acque meteoriche dalla fabbrica. Ritengo che la presenza di sostanze, le voglio elencare, di rame, zinco, arsenico, metalli polifosfati, ferro con composizione di ferite, alti valori due volte sopra il limite di alluminio e solfati, e anche fibre di amianto vicine alla zona residenziale di Fonzano e non solo, siano dei problemi non di scarsa rilevanza e come tali tra le domande dell'interrogazione vi sono innanzitutto
le richieste di quali siano e saranno gli interventi dell'amministrazione nei confronti della proprietà della Montevivo affinché metta in sicurezza il sito dismesso della fabbrica Montevivo e poiché non si ripetano più situazioni come si sono realizzate, poiché vanno ad incidere negativamente sulla salute e la sicurezza dei cittadini ivi residenti. Non solo, tra i quesiti che spero l'assessore, a cui spero l'assessore possa rispondere puntualmente a ciascuno, vi è anche l'intimazione da parte dell'ARPAT all'azienda ASL 11 al Comune di Empoli circa la comunicazione alla proprietà di una serie di atti volti alla bonifica tempestiva del sito, poiché vorrei ricordare a tutti che dal 2006, oggi siamo al 2016, quindi ben 10 anni, che almeno la fabbrica della Montevivo doveva essere totalmente demolita e bonificata. Non solo, a questo problema della sicurezza sanitaria, diciamo così, vi è anche un problema di sicurezza lato sensu, cioè proprio sicurezza in termini di presenza di persone legate alla criminalità o comunque al racket dell'accattonaggio, che sono già state segnalate da alcuni cittadini e anche sono stati già intercettati dai carabinieri del comando di Firenze, se non mi sbaglio. Proprio per questa situazione esterna ed interna, quindi situazione di pericolo sanitario e di pericolo anche di abusi, di occupazioni abusive da parte di soggetti terzi, impone quindi le domande circa un intervento quanto prima efficiente, esaustivo e totalmente satisfattivo agli inviti che sono giunti dall'ARPAT a questa amministrazione e all'azienda ASL. Grazie. Grazie, risponde Barsottini. Bene, allora questa interrogazione prende spunto appunto dagli ultimi avvenimenti riguardanti la presenza di colorazioni arancio-bruna nell'acqua del canale di Ponzano per conoscere gli sviluppi del procedimento che ARPAT ha indicato al Comune e lo stato di avanzamento in generale dei lavori all'interno dell'area dell'ex Montevivo. Per dare risposta ai punti dell'interrogazione riteniamo importante dire anzitutto che ogni qualvolta si manifestano situazioni di dubbia sicurezza ambientale, la collaborazione tra il Comune e le autorità competenti è da considerarsi indispensabile e quindi proficua al lavoro da svolgere. In questo senso, per giungere ai punti dell'interrogazione, possiamo affermare che le indicazioni pervenute dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana sono state prontamente recepite e per intimarle direttamente alla proprietà e costantemente seguite dall'ufficio tecnico del Comune. Per attuare le misure richieste alla proprietà come l'intercettazione e il sezionamento delle tubazioni di raccolta delle acque meteoriche interne al sito e alla pulizia del tratto di fosso a cielo aperto è stata evidenziata necessità, dopo un confronto anche con gli esperti del Comune, della presenza di particolari condizioni ambientali, nello specifico l'assenza di umidità nel canale, che altrimenti pregiudicherebbero la corretta riuscita dell'intervento per la risoluzione del problema. Il piano di caratterizzazione ambientale citato nell'interrogazione ovviamente già comprendeva e argomentava dettagliatamente le misure atte a garantire la corretta gestione di tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi, compreso le fibre in amianto. Successivamente al medesimo piano è pervenuta nuova documentazione in conseguenza ad alcune integrazioni richieste dal Comune, queste sulla base di alcune valutazioni fatte dalla conferenza dei servizi, che non hanno però riguardato comunque la gestione dei rifiuti se non quella derivante dalle demolizioni degli immobili, dei fabbricati. Tuttavia, per rispondere in merito alle tempistiche previste, assieme all'intimidazione riguardante l'ultimo disagio provocato dallo sversamento nel canale di Ponzano, è stato richiesto anche l'aggiornamento entro 60 giorni
del piano di caratterizzazione e quindi l'adeguamento ai nuovi principi normativi in materia ambientale allo scopo di proseguire con i lavori della bonifica. Questo per avere un quadro. È interessante e resta comunque da tenere in considerazione il fatto che in questi ultimi mesi ci sono stati degli sviluppi registrati registrando contatti tra la proprietà e l'ufficio tecnico del comune per quanto riguarda i lavori del piano urbanistico attuativo, che come sappiamo prevede la riqualificazione dell'area e il miglioramento complessivo dell'assetto urbano della zona di Ponzano previa intervento di bonifica. Infine, affinché siano garantiti livelli buoni di sicurezza e vivibilità nella zona di Ponzano, un po' come veniva chiesto nell'interrogazione, l'amministrazione continuerà a lavorare portando avanti gli argomenti nell'interesse della collettività. Grazie Assessore Poggianti. Grazie. Mi reputo parzialmente soddisfatto dalle risposte dell'assessore Barzottini. Prendo atto positivamente dell'intervento tempestivo e dell'intimazione tempestiva fatta alla proprietà di tutte le segnalazioni compiute da ARPAT del circondario in Polese Valderza e anche all'azienda ASL 11, perché sono state fatte contestualmente, da quanto risulta naturalmente dal verbale dell'ente regionale. Tuttavia nutro perplessità e spero che l'assessore possa rispondermi nel mentre sulle tempistiche, perché ho capito bene entro 60 giorni è stato previsto un aggiornamento sul piano di demolizione e bonifica del sito, però piano di caratterizzazione, come ho già citato, relativo allo smaltimento dei rifiuti, esatto, per andare avanti. Questi 60 giorni innanzitutto da quando? Dall'avvio del procedimento, quindi ancora non sono decorsi e stanno per scadere. Ma oggettivamente vi è una data finale, conclusiva, prevista soltanto per la demolizione? So che è una domanda, una grande domanda a cui molto probabilmente l'assessore ha difficoltà nel dare una risposta, però è anche vero che la demolizione stessa del sito implica anche una esposizione dei residenti a un inquinamento anche semplicemente esterno e aereo, così si può dire, di tutti i fattori inquinanti dell'area. E la sollecitazione che mi viene da fare, sia come rappresentante di una certa parte di elettori, sia anche come residente di Ponzano, e quindi vicino a tutti i ponzanesi molto preoccupati della situazione della Montevivo, e ogni giorno pregano perché quella Montevivo possa essere demolita quanto prima possibile, io ho da riportare, e questo consiglio spero possa farlo, comunque un anno, una data generica o comunque approssimativa entro la quale non avere i fabbricati, il cinema o altre strutture già realizzate, ma soprattutto la demolizione e lo smaltimento di quelle sostanze inquinanti e pericolose per la salute dei cittadini. Questo termine vorrei, se possibile, avere. Quindi siamo a breve. È possibile allora che l'assessore, indipendentemente da un'interrogazione in merito, possa riferire a questo consiglio comunale l'aggiornamento sulla Monte tra le comunicazioni, eventualmente? Chiedo se appunto è possibile un aggiornamento poi sul tema. È chiaro che sul tema, se vogliamo tornarci sopra, siamo qui apposta. Anche tra le comunicazioni iniziali che vengono fatte all'inizio del consiglio. Grazie. Grazie Poggianti. Punto successivo, interrogazione presentata dal gruppo consigliare del Centrodestra per Empoli sul concorso pubblico ambiente per l'assunzione di 15 operatori ecologici. Poggianti, prego. Sì, stasera mi sbizzarrisco. Allora, vorrei contestualizzare un attimino l'interrogazione a risposta orale, perché a mio giudizio presenta delle irregolarità formali all'interno del bando del concorso pubblico promosso da Publi Ambiente per l'assunzione di 15 operatori ecologici. Faccio un attimo la cronostoria del concorso pubblico. In data 21 marzo 2016
Publiambiente S.p.A. pubblica avviso di selezione del personale numero 1/2016 per il reclutamento di 15 operatori ecologici con contratto a tempo indeterminato, operatori di primo livello, contratto collettivo nazionale Federambiente. La presente procedura contenuta all'interno dell'avviso di selezione richiama a sua volta, e così è naturale che sia, l'articolo 18 della legge 133 del 2008, che a sua volta richiama la norma principe sul reclutamento del personale all'interno degli enti pubblici, che è l'articolo 35 del decreto 165 del 2001, il quale, do per letto naturalmente entrambi gli articoli, prevede essenzialmente dei criteri di trasparenza, di omogeneità e di, soprattutto, uniformità fra tutti gli interessati al concorso pubblico. Fatto sta però che vi è nello stesso bando, più che in termini di trasparenza e di organicità degli interessati al bando, un onere non di poco conto, sono in realtà due. Il primo onere, che va a mio giudizio contro il requisito della trasparenza e dell'unitarietà delle posizioni a cui si offre il bando, è la previsione specifica, cito l'avviso di selezione, che nel periodo tra il 4 aprile 2000, devono aver maturato un'esperienza tra il 4 aprile 2013 e il 4 aprile 2016, quindi una caratterizzazione specifica, per almeno 90 giorni di attività lavorativa, anche non consecutiva, presso aziende di igiene ambientale iscritte all'albo nazionale gestori ambientali in categoria, con mansioni di carattere operativo nell'ambito di servizi ambientali sul territorio e o impianti di trattamento o smaltimento. Specificità, caratterizzazione che palesemente, proprio la previsione anche di un periodo, si pone in contrasto all'articolo 35, a mio giudizio. Non solo. Maggiori dubbi sono portato a sollevarli sul punto 4 dell'avviso di selezione. Ricordo, avviso di selezione promosso in data 21 marzo 2016, nota integrativa al concorso pubblico del 22 marzo 2016, il quale prevede questo punto 4 aggiunto al bando pubblico, che qualora l'attività sia stata svolta presso le seguenti società, quindi Quadrifoglio S.p.A., Firenze S.M. S.p.A., Prato Cis S.r.l., Montale Pistoia, è sufficiente la dichiarazione del candidato. Publiambiente provvederà d'ufficio a reperire l'attestazione del lavoro svolto dalle società interessate. Quindi non solo vi è una disparità con una specifica caratterizzazione degli interessati, al punto che si prevede un periodo temporale ben specifico e mansioni specifiche, ma si elimina anche, si fa una disparità di trattamento fra coloro che sono stati impiegati dentro questa società e invece chi non lo sono. Quindi comuni mortali devono presentare tutta la documentazione, chi invece ha già lavorato presso queste aziende ci penserà la pubblica ambiente a reperire tutta la documentazione necessaria. Sotto questi due punti di vista mi sovviene una domanda: se sono queste le modalità con cui vengono assorbiti i precari, soprattutto nel settore ambientale, e soprattutto se sono giunte, se questo è possibile naturalmente da parte dell'amministrazione, sapere impugnazioni tempestive al bando, in quanto appunto vi è un reclutamento del personale che potrebbe, lo dico, uso il condizionale, potrebbe scontrarsi con le norme poste a garanzia del reclutamento appunto del personale all'interno degli enti pubblici. Mi auguro che appunto l'assessore possa rispondere puntualmente a tutte e tre le domande dell'interrogazione. Vorrei, e concludo, precisare che l'interrogazione è pertinente e contestuale, considerato che comunque il Comune di Empoli, in quanto attraverso la holding Publi Servizi partecipa alla Publiambiente S.p.A. per il 20,99% e anche nomina i rappresentanti dentro questo organo dentro gli organi di amministrazione dell'ente, come abbia vigilato e se ha vigilato sul reclutamento del personale di Publiambiente e se c'è da parte di questa amministrazione, spero che la risposta non sia scontata, una violazione delle norme poste a garanzia del reclutamento pubblico del personale. Grazie. Poggiati, chi risponde? Sindaco, prego. Allora, rispondo puntualmente alle tre domande. Rispetto alla prima, come lei ha appena ricordato, il Comune di Empoli, al pari di tutti gli altri comuni, detiene
le quote di proprietà di partecipazione del pubblico ambiente attraverso la holding pubblici servizi. Quindi la procedura che è avvenuta è quella corretta che doveva avvenire, e cioè c'è stata da parte di pubblico ambiente una richiesta all'assemblea dei pubblici servizi di un nulla osta a procedere a questo tipo di selezione. Secondo quesito, la procedura di selezione è stata redatta da pubblico ambiente conformemente al regolamento per la ricerca e la selezione di personale e risponde ai principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento.